Buongiorno colleghi e colleghe, sono Andrea Grozzi, vi avevo promesso ieri un contatto anche video, non l'ho mai fatto nel gruppo da quando è nato, non che mi manchi la voglia di chiacchierare, anzi sono a volte anche prolisso quando scrivo, ma non ho molta simpatia per selfie o quant'altro, pur vantando esperienze nel passato da giovane di intrattenimento e quant'altro. Per quel che riguarda il gruppo, io ho sempre cercato di fare un po' lo spettatore, di non proporre troppe cose, di non intervenire troppo, lasciando al buon senso, all'intelligenza, alla maturità delle persone. Qualche volta mi sono costretto ad intervenire, sappiate che spesso avviene perché sollecitato da qualcuno di voi. È chiaro che un post che non piace, segnalato da una persona, non può essere messo in discussione quando ce ne sono 30, 40, 50 che invece mettono mi piace, giusto o sbagliato che sia, o 100 magari che ci fanno una discussione. È chiaro che io, con un po' di presunzione, invece in questo caso vorrei che il titolo agente di viaggio rappresentasse una categoria. Non solo degli agenti di viaggio, vi dico la verità, però una categoria di figure professionali. Io adoro l'agente di viaggio, lo sostengo per quello che posso, anche se a volte, devo dire la sincera verità, non è che sia facilissimo proteggerlo, insomma, per certe situazioni che vedo quotidianamente. Oggi perché ho detto ci parlo? Perché sono un po' teso, nel senso che chiaramente, soprattutto perché voglio bene a moltissimi agenti di viaggio che mi conoscono, non posso accettare che non ci sia la visione di un futuro. È ineccepibile che non sia facile, ma ce la dobbiamo fare. Io ci credo, credo fortemente in me stesso, credo fortemente in voi. È palese che al di là dei webinar formativi, oggi ognuno cerca di vendere qualcosa e vi anticipo che anch'io cerco di insistere su un'idea che ho da un po' di tempo. Ma perché per me al primo posto c'è l'agente di viaggio, c'è la figura professionale, c'è la filiera. Indiscutibile che il web ci abbia creato delle difficoltà, il web è diventato un canale di ricerca di informazioni. Io da un bel po' vi chiacchiero, vi racconto di questo progetto che si chiama Turismo in Rete, dove a raccontarci dovremmo essere noi, cioè dovremmo essere noi agenti di viaggio, ma non solo, guide turistiche, commerciali, tour leader, guide, come dicevo prima, e raccontare chi siamo noi e che cosa conosciamo, che cosa sappiamo del turismo, perché la gente si concentri sulla filiera. È ineccepibile che nel web ci sono un sacco di informazioni, ma tante sono, alcune sono anche false, palesemente, sono distorte, sono poco chiare. E quindi la volontà non è di mettere in evidenza Andrea Gozzi, ma di mettere in evidenza ognuno di voi, perché noi siamo una risorsa. Io non ho nemmeno un dubbio che da chi ha 40 anni di esperienza, ha visitato il mondo, a chi è nato ieri, ovviamente con titolo per esercitare, è una risorsa per il turismo. Oggi, in una situazione come quella attuale, che veramente distrugge, perché io stesso non ho un futuro garantito, però mi voglio adoperare, Toni Petre, oggi si stanno creando delle situazioni e degli eventi che, tutto sommato, pur nella drammaticità, potrebbero diventare estremamente positive. Io faccio un esempio, anche se mette tristezza, perché si equipara a noi l'aspetto del lavoro, no? Leggevo un articolo di una testata del settore che diceva che TripAdvisor sta lasciando a casa circa 800 dipendenti. Allora, a livello umano ovviamente è un dispiacere immenso. Però è ineccepibile che quel sito, che tanto ha condizionato la nostra vita, spesso ce la condiziona, ha delle difficoltà. Io, in questo progetto di cui vi parlavo, sto dicendo che dobbiamo metterci noi al centro, siamo noi che dobbiamo raccontare le destinazioni. Ognuno con le proprie caratteristiche, per assurdo, ma questo penso che sia un dato di fatto, possiamo vedere lo stesso albergo, la stessa destinazione, avere anche noi delle valutazioni diverse da dare sulla base del nostro storico e quant'altro, però in ogni caso abbiamo la possibilità di dare delle informazioni. Quindi io ritengo che sia un momento ideale per andare a proporci alle strutture. A quelle strutture, che io leggo spesso nel nostro gruppo, sono il nemico, no? Non è collaborativo, non ci danno una mano. Oggi queste strutture hanno bisogno disperato di qualcuno che gli porti gente. E chi meglio di una persona che ci mette la faccia? Che
rispetto a, io racconto sempre di questo Fiat Panda 2004 che ho trovato nel mio percorso professionale. Quindi chi ci mette la faccia può diventare un'attrattiva per i clienti e un partner assolutamente credibile per le strutture alberghiere. Passando da TripAdvisor, io di solito metto The Fork, che è quindi un sito che loro hanno fatto, acquistandone un altro, tra l'altro, che si chiamava My Table, dove le persone prenotano il ristorante. È chiaro, io non sto dicendo che noi dobbiamo pensare di andare a prendere i 3 euro che possono arrivare da una prenotazione, per quanto, insomma, tecnologicamente, se l'hanno fatto loro, potremmo arrivarci anche noi. Ma possiamo diventare credibili anche per questo aspetto della filiera. Quindi hotel, ristoranti. Non vi dico poi, a me lo vedo come il fumo negli occhi, poi magari qualcuno l'ha usato sapientemente, penso anche a Groupon. Cioè Groupon è un sito che invita, anzi, vabbè, qualcosina di più. Comunque propone al ristoratore di mettere il suo menu degustazione a un prezzo più basso e su questo menu guadagna una importante commissione. Allora, questa non è la panacea di tutti i mali. A me quello che preme di più è far vedere che ci siamo, che noi siamo una categoria, possibilmente che ognuno è una componente attiva importante. Non c'è un primattore. È chiaro che l'impegno deve, è giusto che origini dei risultati, ma chiunque è in grado di fare la sua parte. Nel dare visibilità alla categoria, probabilmente potremo attingere anche a delle opportunità. Perché vi ho detto prima, sono anche un po' teso. Perché ad esempio oggi iniziava, scusatemi, una maratona che si chiama Hack for Travel, dove venivano invitate le figure, le società, le aziende, i gruppi che avevano delle iniziative da lanciare nell'ambito del turismo. E tra i partner, scusatemi, tra gli sponsor c'era un Alpitour che dava 10.000 euro, l'Enit che ne dava 7.000, a chi porta la migliore idea. Poi ci sono anche altri sponsor, provate ad andare a guardare. Beh, io sono incazzato perché quei soldi li dovevamo prendere noi. Ma nel momento in cui noi non siamo visibili per i soggetti come l'Alpitour, come l'Enit, come gli alberghi, come i ristoranti, allora sì, do ragione ai pessimisti. Noi non andremo da nessuna parte. Ma noi siamo un esercito. Lo avete dimostrato, lo abbiamo dimostrato perché Agenti di Viaggio ha messo in evidenza l'iniziativa della manifestazione a Roma, ha sostenuto la crescita di un altro gruppo che sta svolgendo una funzione meravigliosa per arrivare a portare a conoscenza della politica e dei media questa che è la realtà delle agenzie di viaggi. Però noi non diventeremo grandi con i like, con i gruppi numerosi, creeremo solo confusione. Perché io sarei effettivamente per riunirci, è chiaro, un'associazione, ognuno svolge le sue funzioni, vive di tessere, di associazione appunto. Nel nostro caso invece c'è del bello che poi Andrea o Francesca o Giovanni, mettendo assieme l'hotel, il ristorante, con l'ausilio di una guida con cui hanno creato una collaborazione, possono costruire dei pacchetti che sono ancora l'unica arma che noi abbiamo in un processo, in un progetto legato al turismo. Per non rubarvi altro tempo, poi io sono a disposizione e vi dico già che non cerco di fare comunicazione qui, ma vi propongo di entrare in quella che è la pagina Facebook, scusatemi, il gruppo Facebook del progetto di cui vi ho appena parlato, dove in realtà non è il mio progetto, è un progetto che riguarda tutti, dove tutti possono partecipare a più livelli. Comunque vi dicevo, la cosa fondamentale è che una volta, per essere fighi, nell'ambito del turismo si poteva effettivamente vantare, no? Io sono stato nella Terra del Fuoco, io in Argentina, appunto, io sono stato alle Vanuatu, alle Figi, no? E oggi, complice questa situazione, io devo parlare dell'Italia, ma questo è assolutamente democratico, perché ognuno di noi può parlare del proprio territorio. Quindi l'invito è, compatibilmente con le situazioni di ognuno, perché è chiaro che è difficile pensare che siamo tutti uguali e quindi ognuno reagisce alle situazioni in maniera completamente diversa. Però che ognuno pensi a che ruolo può avere nell'ambito della filiera turistica, parlando di Italia. Nella piattaforma, l'ultimo che si è registrato, anzi l'ultimo che ha messo un report, è un NCC.
Quindi una figura che secondo me sarà fondamentale domani qualora ci si trovasse a dover costruire un pacchetto. La scelta di un NCC banalmente non può essere legata semplicemente al prezzo, perché il tipo di auto con cui ti viene a prendere chiaramente ha un costo diverso. Questo NCC ha sia un Vanda 9 che due Rolls Royce e una Bentley. Io scelgo in virtù dell'auto e quindi posso far giustificare il prezzo più alto. Ma questa cosa è traducibile soprattutto per le cose che vendiamo più spesso, per cui hotel e ristorante. E oggi, ancora oggi, ci troviamo a dover spiegare al cliente che all'interno di un albergo ci sono camere diverse. Ma per assurdo, anzi non per assurdo, la stessa camera è venduta in una piattaforma a un prezzo, una piattaforma in un'altra. Chi è che ha il potere di valutare questa vendita? Noi, perché noi, parlando col ricevimento che conosciamo, che conosceremo, potremmo segnalare al cliente e puntare, questa è una cosa che penso che abbiano molti come opportunità, io posso portare esempi concreti, avere un upgrade. Quindi non è detto che devo lavorare sul prezzo, ma sulla qualità del mio rapporto con la struttura. Ripeto per finire, ma è per darvi un input. Quando dite, scrivete cosa andiamo a vendere, cosa andiamo a fare, allora sul fare io sono abbastanza tranquillo. Vado a propormi nelle strutture ricettive e ristorative e gli dico che faccio parte di un progetto di addetti ai lavori che vuole fare reputazione sulle strutture in Italia. Poi, sempre chi ha titolo, mi raccomando, la lotta all'abusivismo è la prima che noi dobbiamo fare e perseguire, chi ha titolo confeziona dei pacchetti sul proprio territorio. Questi pacchetti sono garantiti in qualche modo dal collega che ne ha prima fatto la descrizione, l'analisi e poi li ha costruiti. L'altro collega che cosa deve fare? Farà la stessa cosa sul suo territorio e se deve proporre il pacchetto dell'altro collega. Quindi ci sosteniamo a vicenda, creiamo reputazione a vicenda sul territorio e andiamo anche ad intercettare fondi, finanziamenti. Io ve lo dico, poi lo scrivo, lo vedrete dall'altra parte. A me non interessa essere il proprietario di un progetto, mi interessa essere parte e partner di tanti, mi piacerebbe anche con tutti, ognuno con le proprie caratteristiche. Nel momento in cui ci sono da attingere fondi, andremo a studiare assieme come investirli. Ve lo dico, sono consapevole, il progetto è nato anni fa, per cui il sito è vecchio ed è da rifare, questo non è un problema, ma gli utilizzi e le funzionalità sono attive e assolutamente attuali e sono assolutamente disponibile a spiegarvele, ma non perché deve essere il progetto di Andrea Gozzi o quant'altro, deve essere un progetto vostro, perché al centro del turismo ci siete voi e ci sono io. Un in bocca al lupo di cuore e buon primo maggio, ma è sincero, lo sapete.